simbolo della rinascita leghista, non abbia fatto null'altro se non il politico di professione, e da oggi glielo possiamo ricordare anche senza il rischio di essere querelati. Grazie, Grazie. onorevole Fantinati. Onorevole Sorial, prego. Grazie. La nostra non è solo incazzatura, Presidente, è un'indignazione completa. Onorevole Sorial, abbia pazienza, ho richiamato un suo Sì, collega va bene, per quella Presidente, mi stessa lasci continuare. parola, non è Abbastanza. che, Gli ho detto che non non è solo mettete alla incazzatura. prova la Presidenza per vedere Grazie. se sta attento Indignazione nei o no. confronti di chi, cara Presidente, ha sempre parlato di una Roma ladrona, ma poi quando ha avuto l'occasione di mettere le mani sui soldi della sanità lombarda non ha esitato a farlo. Siamo in un paese dove nemmeno i politometri, Presidente, basterebbero visto che i soldi vengono nascosti nei freezer. Per questo, allora, Presidente, la nostra indignazione è quella di migliaia di cittadini lombardi. Noi invitiamo anche i cittadini che hanno votato la Lega ad essere con noi domenica 28 febbraio, proprio sotto al pirellone per lo Sfiducia Day nei confronti di Maroni, e chiediamo a voce tutta unita fuori dai Maroni, fuori la giunta dalla Regione Lombardia. Onorevole Dieni. Grazie Presidente. Fuori di qui ci sono tantissimi cittadini che sono vessati dagli studi di settore che nei loro confronti sono appunto abbastanza stringenti. Ecco, non si capisce perché questo studio di settore, altro chiamato politometro, non possa essere applicato ai politici di professione. In questo caso si tratterebbe soltanto di un atto di trasparenza, quindi di trasmissione degli atti patrimoniali, ed è fondamentale per capire se un politico al termine della sua carriera si è indebitamente arricchito sulle spalle dei cittadini italiani. Questa è una disparità di trattamento e per questo noi chiediamo di inserire questo politometro all'interno di questa norma. Grazie onorevole Grazie. Dieni. Onorevole Fiano, prego. Ma posso intervenire? Prima di tutto mi preme chiarire ai colleghi di 5 Stelle che l'obiettivo che loro si propongono con lo strumento del politometro è un obiettivo che, per quello che riguarda la parte antecedente e il periodo di carica dell'autorità governativa è completamente interno alle dichiarazioni che sono rese obbligatorie dal testo di legge. E per i 5 anni successivi, come abbiamo sentito anche dalla veemenza degli emendamenti contrari presentati dal collega Sisto a questa,